Le relazioni possono essere difficili e magari sei disposto a tollerare alcuni comportamenti del partner per portare avanti una storia nella quale hai investito tempo e sentimenti. Ma quali sono le cose che non dovresti mai tollerare? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò dei 7 comportamenti che in una relazione non dovrebbero mai essere tollerati. Innanzitutto l'abuso. Questo può essere sia fisico che psicologico, però qui prenderò in considerazione quello psicologico, cioè quella forma di abuso sottile che distrugge l'autostima della persona che lo subisce e spesso questa persona non riesce nemmeno a reagire perché non si accorge di quello che sta subendo. I limiti che non vengono tenuti in considerazione. In una relazione ci devono essere dei confini e questi devono essere rispettati così come devono essere rispettate le esigenze dell'altro. Se questi limiti vengono continuamente travalicati e le tue esigenze non vengono mai rispettate, ecco, questo non dovrebbe mai essere tollerato. La manipolazione. È difficile comprendere quando si viene manipolati. Ricorda che la prima forma di manipolazione è farti sentire in colpa. Se il tuo partner ti fa sentire in colpa così senza motivo, questo non dovresti tollerarlo. Il controllo. Un partner che ti dice come vestire, cosa mangiare, quali attività intraprendere, magari affermando che lo fa per il tuo bene, va affermato. Anche il controllo sul tuo denaro, su come lo spendi o in genere su cosa ne fai, è una forma di controllo che va bloccata sul nascere. La gelosia ossessiva. Essere un po' gelosi è normale, ma se questa diventa un'ossessione, non è più normale proprio per niente. La mancanza di rispetto. Questo si può evidenziare con delle critiche continue. Per esempio, o semplicemente non prendendoti in considerazione. Il tradimento della fiducia. Se il tuo partner ti mente, ti racconta bugie, questo sicuramente porterà ad una perdita di fiducia. Nella tua relazione ci sono alcuni dei comportamenti che ti ho appena descritto, allora è il momento di correre ai ripari, cercando di fare una valutazione oggettiva della situazione, così da far valere le tue ragioni e prendere i provvedimenti necessari, compreso il farsi aiutare da un professionista esperto, se proprio il tuo padre non vuole sentire ragione quando gliene parli, perché forse potresti aver bisogno di prendere un pochino le distanze dalla situazione e questo potrebbe portarti a soffrirne. Mi raccomando, pensa bene a questi punti che ti ho elencato. In bocca al lupo e a presto!